Nascendo in Maremma sono sempre cresciuta col mito del buttero, e anche sapendo però che era un lavoro prettamente maschile qui da noi. Fare veramente il lavoro di buttero è un grande sacrificio, è un sacrificio grosso, però ci vuole il cuore in queste cose. Metti una sella all'ultimo cavallo, che voglio andar via da questa terra. Il buttero lo facevano solamente gli uomini, però avendo fatto questo corso ho diciamo un certificato e prima di questo certificato non penso ci fossero donne che avevano una qualifica per fare il buttero. Tuttora non è un lavoro che viene fatto fare facilmente alle donne perché si ritiene che la qualità principale sia la forza fisica. Con dentro una zanzara imbalsamata. Vivendo sempre con mio nonno, mio padre, mio zio, loro hanno sempre fatto questo lavoro e io non è che ho fatto scuole per imparare, se sono stato sempre con loro e un po' è venuto in automatico, un po' poi ascoltando i consigli di loro, guardando, rubando con gli occhi, seguendo i consigli delle persone più grandi, amici di famiglia, sono diventato quello che sono, ecco. Che me lo porto via nella bisaccia, ora che imbastardita è la Maremma. Mi piace il lavoro che faccio perché sinceramente trovarmi chiuso dentro un ufficio davanti a un computer oppure fare un barista o che ne so, fare un autista per me sarebbe veramente una pugnalata al cuore. Il buttero è quello che si occupa non solamente degli animali, ma anche dell'azienda, quindi lui parte dalla mattina, è vero, prende il suo cavallo, va a controllare il bestiame e passa tutta la giornata in sella, però deve controllare non solamente le vacche maremmane o i cavalli maremmani, ma anche che tutte le recinzioni siano a posto, i beverini, tutto ciò che riguarda l'azienda in cui lavora. Nella mia gioventù ho avuto la fortuna di incontrare delle figure fondamentali nella storia della Maremma: Italo Molinari, Mario Petrucci e Giovanni Travagliati. Attraverso di loro, attraverso le loro storie, i loro racconti, diciamo, ho scoperto una parte della nostra identità che rischiamo di perdere. E grazie ai giovani che abbiamo anche qui al bivacco, qui all'Alberese, cerchiamo di mantenere in piedi questa tradizione, cerchiamo un po' di riscoprire e mantenere quei valori legati proprio alla nostra terra e all'allevamento, l'allevamento della vacca maremmana e all'allevamento del cavallo maremmano. E leva dal fontanile quello stemma, che me lo porto via nella bisaccia. Il buttero ha il suo abbigliamento, ha i suoi cosciali, le sue ghette, questi sono per proteggere dai rovi quando vai nel bosco. Abbiamo il nostro uncino che si chiama la terza mano del buttero che ci aiuta per aprire e chiudere i cancelli, per raccogliere il cappello da terra. Poi abbiamo, allo stesso tempo abbiamo anche il lazzo che in Maremma si chiama la lacciaia. Questa ci serve per prendere dei bovini, dei vitelli fuori allo stato brado. È molto importante saper conservare la tradizione e tramandarla alle nuove generazioni per capire il proprio retaggio da dove siamo venuti. Anche perché se siamo qui ad oggi è perché ci sono state delle persone prima di noi che ce l'hanno insegnato, che ce l'hanno detto e che ce l'hanno raccontato. Nella mia associazione c'è un ragazzino molto giovane, intorno ai 12 anni, che si è appassionato alla tradizione del buttero. Spero che non sia una mosca bianca in mezzo a tutto il gregge. Non è solamente una tradizione folcloristica, ma chi è assunto da un'azienda come figura professionale del buttero deve fare il lavoro tutti i giorni. C'è una grossa richiesta di mercato adesso della vacca maremmana. La vacca maremmana può essere allevata solo brada, per cui c'è una speranza di un ritorno di allevamenti che possano in qualche modo mantenere la tradizione. Sta anche alle politiche giovanili, sta anche alle politiche del territorio, cioè sta in effetti a chi in qualche modo può decidere il nostro futuro. Noi ci mettiamo la nostra parte, cerchiamo di sensibilizzare i giovani e di far capire anche le qualità di una vita diversa. Certo è un lavoro duro, alzarsi tutte le mattine alle 6 e stare dietro al bestiame, fare i confini. E lega alla sella una canestra.
Per questo noi abbiamo anche fondato un'associazione chiamata Il Buttero di Maremma e vorremmo fare una specie di museo dove raccogliere tutta la documentazione che riguarda questo mestiere, far vedere anche sul campo la dimostrazione di quello che sapevano fare i nostri butteri, di quelli che sanno fare i nostri butteri, con i giovani butteri ovviamente, anche se le tecniche sono un po' cambiate. Mi fa piacere il fatto che ci siano anche delle donne buttere, cose che alla mia età, quando ero ragazza io, non era permesso, quindi questa è una conquista, anche perché sono cambiati i metodi, diciamo che allora erano metodi un po' più cruenti, un po' più dura la vita era, perché facevano un lavoro di marchiatura che durava 4 giorni. Ora a questo museo che manca, manca una sede. E noi siamo pronti e aspettiamo che le istituzioni ci diano una mano. Anche le donne possono avere spazio, far vedere anche loro quello che valgono, senza essere magari prese in giro o proprio scansate da questo lavoro. Che me lo porto via nella bisaccia, ora che imbastardita è la Maremma, ora che imbastardita è la Maremma.